Mi arrangio, ti preoccupare. Un giornalista scrittore che ha la parte di me. Così siamo. Bene, buonasera, così siamo tutti contenti. Ottima presentazione. Grazie Andrea. Bis! Allora. Stasera io ho un compito veramente facile, oltre che breve, non solo per il ritardo del treno, ma soprattutto devo dire molto bello perché conosco Gianni Vattimo dal 75, lui non si ricorda, ma io sì, però lo dico davvero di cuore, chi mi conosce lo sa, è sempre molto emozionante incontrarlo, ascoltarlo. Dirò pochissime cose, veramente due, perché due sono le cose da dire secondo me prima di lasciare il microfono e la parola. Gianni Vattimo è il più grande filosofo italiano contemporaneo. Mi assumo la responsabilità di quello che dico. Sto arrivando. È uno dei tre, ma forse potrei dire due, massimi filosofi contemporanei al mondo. Era già prevista questa cosa, non me l'hai suggerito. È anche un grande showman. Qualcuno prima era preoccupato del fatto di non capire abbastanza, ma invece vedrete che non la scuola televisiva che ha fatto all'origine della sua carriera ha lasciato un buon imprinting. No, davvero, dicevo, mi assumo la responsabilità di questa affermazione, ma in realtà è un'affermazione quasi banale in tutto il mondo, tranne che da noi, tranne che in Italia. Non sto ad affrontare ovviamente questa cosa, ve la segnalo soltanto perché difficilmente troverete qualcuno in Italia che dice questa cosa, però va detto secondo me. Quindi è chiaro che l'unica cosa che voglio dire è che è un grandissimo onore, un grandissimo privilegio, è un grandissimo piacere ascoltarlo. Lo scoprirete da solo, ovviamente, e spero di parlare non solo a nome mio. Vattimo, qualcuno forse lo sa, è nato da un papà poliziotto calabrese, è emigrato a Torino. Sua mamma faceva la sarta. Mi verrebbe da dire che ne è passata di acqua sotto i ponti, cioè voglio dire, un bel percorso, però io non voglio parlare del successo, il successo non so neanche cos'è, non mi interessa Gianni, ne abbiamo parlato tante volte, non so se il successo è andare il sabato sera da amici o c'è posto per te o altre cose, non è questo, io parlo di un percorso umano, esistenziale, incredibile, che valeva la pena fosse raccontato. E vi dico semplicemente che io sono qua anche perché ho avuto davvero il grande piacere, il grande onore di poter raccontare in qualche modo con lui a quattro mani la sua vita. E l'ultima cosa che dico è che per introdurre quello che dirà lui e per rassicurare chi è andato un po' spaventato da tanto filosofo appunto, è che perché dico che Gianni Vattimo è il più grande filosofo italiano contemporaneo e uno dei due o tre più grandi filosofi al mondo. E lui è l'unico in Italia da decenni ad avere costruito a partire dai suoi 18 anni, ad averlo continuamente rielaborato, arricchito, è l'unico ad aver costruito un vero pensiero autonomo, un pensiero filosofico nuovo. Che ripeto è riconosciuto in tutto il mondo, non è quindi un divulgatore, anche se tiene lezioni meravigliose e chiunque dei suoi studenti l'abbia ascoltato non lo ha mai dimenticato e non lo dimentica, ma Gianni Vattimo ha espresso realmente in Italia, è l'unico che ha espresso in Italia non divulgazione, non soltanto divulgazione, ma un pensiero assolutamente originale e compiuto. Ma il bellissimo paradosso che caratterizza la sua vita, la sua filosofia, la sua opera è che pur avendo un livello appunto di astrazione, chiamiamola così, filosofica così alta, mai in tutta la sua vita questo pensiero è stato sganciato dalla vita stessa, dalla politica, dagli affetti, dalla quotidianità, dall'affrontare i problemi, dall'interrogarci e provare a dare risposte ai problemi della quotidianità. La quotidianità è quella privata ma anche quella del mondo, quindi c'è un massimo di originalità, di astrazione e anche un massimo di aderenza, come dire, di utilità di questo pensiero di Gianni. Tutto qua è tantissimo, mi sembra, tutto qua quello che potevo e volevo dire io, e lascio la parola ovviamente a Gianni Vattimo. Grazie. Sì.
scusatemi, davvero, scusate intanto il ritardo, ma il ritardo è stato motivato dal mio rimbambimento, nel senso che arrivato a Reggio Emilia credevo che fossimo, ma non sapevo, c'era un altoparlante nel treno che tutte le stazioni parlava, da un certo punto in poi ha smesso. E quindi io fuori dal buio, insomma, sono andato fino a Modena, questo è sostanzialmente. Intendevo fare un intervento intercomunale, pluriregionale, non so. No, vi chiedo scusa davvero, e sono anche abbastanza, devo dire che diventando più grande, meno giovane, mettiamola così, ogni volta che devo prendere la parola in pubblico mi turbo di più, non so perché, ma è così, lo so. Per esempio anche prima ho fatto questa solita battuta, io ci credo che sei il più grande filosofo, e sono tutti modi di imbarazzo, devo sopportare che mi si dica che sono dei più grandi filosofi viventi finché sono vivo. Io ho detto contemporanei, veramente. Lo so. No, vi ringrazio davvero e cercherò di non essere, di essere un po' utile, oltre che bello, è utile e bello. Scherzo, perché davvero le questioni diventano sempre più complesse. Io mi ricordo quando ero ventenne, 22enne, 24enne, e Parison, che è il mio maestro, una delle ragioni per cui non sono sceso a tempo dal treno è che stavo riflettendo che Parison è morto esattamente alla mia età. E non è che sono superstizioso, dico anch'io devo morire, perché l'altro mio maestro è morto a 101 anni, Gadamer, quindi posso sempre scegliere a chi dei due voglio somigliare. Anche fare una media, se vuoi. Fare una media, vabbè. Però il punto è che io, come dire, non mi rendo conto di essere vecchio come era Parison quando è morto. Io lo consideravo una persona anziana, sono quelli che sì, muoiono, certo è brutto, però non dici più, ma come, così giovane è morto? Vabbè, quando è morto Gadamer, 101 anni, tutti si sono stupiti e gridano, ma come è morto Gadamer? Caspita, cioè, credevate che fosse eterno? No, per dire. Quindi sono sempre più pieno di incertezze e sempre un pensiero sempre più debole, insomma, finché si spegne del tutto. Ci ho detto solo per giustificare un po' la eventuale approssimatività di quello che sto per dire, non so bene, io mi sono posto nella prospettiva del fatto che qui parlate di etica e politica. E devo dire, sì, non trascurerò il secondo termine, la politica, ma mi butterei anzitutto sull'etica, non perché sia più facile, perché è un ambito un po' meno deprimente dal punto di vista delle speranze, di quello che uno sente di aver voglia di fare, eccetera, eccetera. Però diciamo, ho cercato di organizzarmi il discorso in una maniera ragionevole, con dei punti. Il primo punto è una frase greca, come direbbe Severino, che però non è qui, ethos anthropodaimon. Zacchete. Illustriamo questa breve proposizione, cioè l'ethos è il daimon, il demone, o lo spirito suggeritore, come quello di Socrate, dell'uomo. Non sono particolarmente affezionato a una teoria di questo genere, ma sono convinto che è bene partire di qui per rendersi conto che quando parliamo di etica, parliamo di qualcosa che ha a fare con l'ethos. E l'ethos è sempre a metà tra il bene morale e il costume vigente. Cioè, noi siamo, diciamo, in filosofia, nella cultura, non so come dire, nella cultura comune, in una situazione teorica in cui ha senso la frase greca presa nel suo significato più letterale, cioè il, diciamo, l'imperativo interiore che l'uomo sente è l'ethos.
che naturalmente rischia sempre di essere una tesi conformistica, cioè cos'è che ti suggerisce quello che puoi fare o non fare, devi fare? Cioè, il costume. Guardate che anche Aristotele, che era un personaggio che sembra sinonimo di un assolutista metafisico, diceva sempre che dice chi è l'uomo virtuoso? No, cos'è la virtù? Dice, beh, dobbiamo chiederlo all'uomo virtuoso. E chi è l'uomo virtuoso? Dice, beh, quello che i suoi contemporanei considerano virtuoso. Andiamo a chiedere in giro. Ora, non è che essere virtuosi significhi puramente e semplicemente corrispondere alle aspettative di un costume medio, però certamente questo c'entra, e nella condizione teorica in cui è la filosofia di oggi, o una parte della filosofia, insomma la mia, ma non solo la mia, anche quella di quegli altri due o tre geni filosofici che però non nominiamo in modo da non crearci problemi. Però la filosofia, diciamo, molti filosofi di oggi sarebbero più disposti a sottoscrivere questa proposizione forse più di quanto non fosse Emanuele Kant. Perché Emanuele Kant pensava che nella ragione parla un imperativo categorico. Adesso poi io sosterrò che anche lui non è che razzolasse tanto bene sul piano dell'etos, in realtà forse posso interpretare Kant in modo che mi dia ragione, ma però diciamo la condizione ideologica del mondo in cui viviamo è una condizione che, con le parole di Heidegger, che è uno dei pochi filosofi che ho studiato e che ho divulgato e che ho anche completato, questo adesso non saprei, ma insomma, però mi picco anche di questo, Heidegger direbbe che noi viviamo nell'epoca della fine della metafisica, e in quest'epoca sostanzialmente diventa verosimile ritenere o comunque pensare all'ethos, al daimon, all'imperativo morale in termini di ethos, con tutte le conseguenze che questo comporta naturalmente. Se la voce del daimon che parla in te è l'ethos, non sarà che è esattamente quello che diceva Nietzsche, e cioè la voce del dovere è la voce del gregge in noi. Ci sono queste due possibilità di, diciamo, ethos antropodaimon, e anche, o fondamentalmente nella critica moderna dell'etica, il pensiero di Nietzsche. Quando tu credi di avere un dovere assoluto, in realtà perché te l'hanno martellato in testa la mamma, la nonna, la zia, il curato, gli amici a scuola, eccetera, e senti l'imperativo categorico a comportarti in un certo modo piuttosto che in un altro. Cioè la modernità, Heidegger direbbe la fine della metafisica, ha prodotto una specie di sospensione del carattere assoluto della verità. Pensate solo a tutto quello che già Nietzsche, che con l'espressione di Nietzsche, Ricoeur chiama la scuola del sospetto. Scuola del sospetto è un'espressione di Nietzsche, che per lui voleva dire tutto quello che ti appare ovvio, consideralo possibilmente più problematico, perché è esattamente quello che i pregiudizi, la televisione, Nietzsche non la conosceva ancora naturalmente, ma ti hanno messo in testa. Quindi se c'è una verità di cui devi dubitare è quella che sembra la verità, che ti pare ovvia, che ti pare indiscutibile, che sono il pensiero che tutti condividono, il Corriere della Sera, quelle cose lì, insomma, salvo qualche sottopagina laterale, no? Allora, questo è un prodotto, diciamo, un effetto di questo. Scusate, io mi tolgo la giacca, abbiate pazienza, sono una camicia decorosa. Perché sennò era un po' timido, così ti senti meno di sì, fate quello che volete. Dici, lo sapevamo. Uffa! Non so, fuori fa freddo, ma non più tanto. Va bene, scusate.
Heidegger parlava della fine della metafisica come della fine dell'idea che il pensiero possa appropriarsi di principi primi assoluti da cui ricavare doveri, altre verità, cogito ergo sum, l'imperativo categorico, devi fare così piuttosto che cosa. Perché? Cosa è successo? Perché è finita la metafisica secondo Heidegger? Perché siamo in tanti, no, perlomeno perché siamo diversi. Nella visione che ha Nietzsche della metafisica, che anche Heidegger in qualche senso, la metafisica è la verità ufficiale affermata con qualche potere, come se fosse una velina che proviene da Mosca nei bei tempi quando Mosca c'era ancora, c'era la centrale, o adesso che proviene da Washington via Roma o Bruxelles, la NATO, l'Europa, eccetera. La metafisica è l'idea che la verità sia quello che, come la chiamavano gli scolastici del Medioevo, coincidenza, no, corrispondenza, com'è? Intellectus et rei. La corrispondenza tra l'intelletto e la cosa. Io rispecchio l'ordine com'è e ti dico la verità. Da quello poi tra l'altro ricavo anche i miei doveri. Cioè c'è un modo di conoscere le essenze dell'uomo, delle cose, del mondo, che sta alla base di tutto il nostro, la nostra vita mentale. Noi rispecchiamo l'ordine dell'esistente e lo osserviamo, ma lo osserviamo anche come principio normativo. Osservare, rispettati i segnali stradali, no? Che come se doveste inchinarvi davanti a un palo con la scritta girare a destra, rispettare. Osservare la verità significa studiarla, cercare di corrispondervi con le proprie descrizioni e di lì poi anche ricavare delle norme. Se uno, se quando piangete davanti a uno spettacolino, vi commuovete, piangete o anche piangete troppo per un lutto, qualcuno vi dice sì uomo, dice ma scusa, vabbè se sei una donna deve dire sì un essere umano, se no naturalmente non funziona, ma diciamo sì uomo, non essere necessariamente io, potresti anche essere mulier, ma insomma siamo lì. E dici ma perché devo essere uomo? Dice beh perché lo sei. Mi sembra un ragionamento persuasivo, cioè lo potreste fare davanti a un fanciullo dell'elementare, lo sei o non lo sei? Se lo sei, lo sei, se non lo sei, non lo sei. No, lo devi essere perché lo sei, perché nella tua essenza è scritto che tu devi, per esempio, andare in guerra. Quando ti mandano alla guerra ti dicono che devi essere un uomo, un vero uomo. Il vero già comporta un trucco, nel senso che allora io non sono uomo davvero, cioè no, il vero uomo è questo e tu devi adeguarti. La metafisica dal punto di vista dell'etica è sempre stata questo ed è, se volete un esempio appunto, purtroppo per fortuna non lo so, insomma l'esempio ovvio di questo tipo di etica metafisica descrittivo normativa è quella della Chiesa Cattolica, cioè nella natura del matrimonio c'è che deve essere indissolubile. Allora uno dice ma scusa la natura cos'è? C'è come le cose vanno sempre. Facciamo l'elenco di tutte le civiltà poligamiche, divorziste, nomadeggianti, patriarcali, dice no, la natura del matrimonio è che è indissolubile, tanto che eccetera, sapete benissimo, poi tutte le conseguenze che ci sono anche nella natura della vita. E quella di continuare indefinitamente. E naturalmente la povera signora che sta sempre lì con la Corte di Cassazione, può morire, non può morire, tanto lei probabilmente soffre, comunque non è contenta, e l'aveva detto a suo padre. Non aveva potuto fare il testamento biologico, vero? Ma perché noi potremmo farlo? Belli miei, neanche noi. Perché intanto certe cose che adesso a Eluana Englaro potrebbero essere concesse, cioè togliergli
il nutrimento, la sonda gastrica con l'alimentazione forzata di cibo e acqua, come dicono sempre, ritorniamo il cibo e l'acqua. Sì, però se lei lo avesse scritto nel testamento, forse, e lo ha detto comunque suo padre, già, ma se noi lo scrivessimo nel nostro testamento non verrebbe, perché toglierci il cibo e l'acqua è vietato. È vietato dal fatto che noi siamo uomini che dobbiamo, la vita è questo, cioè sopravvivere indefinitamente con le macchine che ti pompano, senza poter fare né A né B, perché le leggi lo vietano, e le leggi naturalmente lo vietano in base a che? Non sono state votate da un referendum, sono votate da un Parlamento che si lascia, secondo me, ricattare dalla paura dei vescovi. Nessuno si mette contro il vescovo quando deve andare per le elezioni, va bene, magari i cattolici non gli danno retta, però fondamentalmente è sempre meglio non perdere neanche un voto, potrebbe essere quello che mi impedisce di vincere. Tutto questo meccanismo è solo un esempio dell'etica metafisica, cioè ci sono delle essenze naturali che la ragione rettamente usata, che vuol dire vaticanamente usata, perché la nostra ragione è stata corrotta dal peccato originale, quindi con la ragione possiamo sapere le cose fondamentali, però la dobbiamo usare bene, e per usarla bene dobbiamo sottometterci all'autorità della rivelazione divina, che è venuta apposta per salvarci dall'errore, dal peccato, tutto si tiene. Quindi leggete per esempio Fides et Ratio, l'enciclica famosa di Giovanni Paolo II, Fides et Ratzinger, si poteva già chiamare all'allora, e ancora di più adesso. E sì, certo, la ragione deve, anzi l'uomo deve cercare razionalmente la verità, ma certo, però attenzione, sappia che la sua razionalità è limitata, corrotta, cosa deve fare? Deve farsi aiutare dalla grazia, e questo sarebbe ancora niente, ma la grazia dove passa? Attraverso quali canali? Yip! Via della conciliazione, cupolone. Noi, adesso ho iniziato così malamente, mi dispiace, ma comunque quelli che non vogliono ascoltare questa cosa si tolgono le orecchie, ma... però le cose vanno così. L'etica metafisica era questo. La crisi della metafisica avviene a un certo punto non perché qualcuno si accorge che è sbagliata la metafisica, cioè che non è vero che bisogna far vedere le cose come stanno piuttosto che l'opposto, ma che l'idea dell'oggettività è un'idea da padroni, cioè non, la, come dire, a chi serve l'oggettività? Mettiamola così. Per esempio serve, perché io, questo è un problema che ho io davvero anche, nel senso che ce l'ho con i miei colleghi, quelli che parlano della verità oggettiva, dice, ma allora tu cosa vuoi? E io dico, beh, se io voglio un mondo più libero, per esempio, e un mondo più libero dipende da come penso di rapportarmi al mondo esterno a me. Se mi devo rapportare in termini di puro rispecchiamento delle cose come sono, finisce che eredito un ordine esistente da qualche parte di cui non sono stato il coautore, e devo semplicemente adeguarmi, devo semplicemente accettare le cose come stanno. Insomma, c'è tutto questo meccanismo. Ma la critica che Heidegger ha fatto alla metafisica fin dal 1910, 15, 20 via, cioè un secolo fa, era questo pensiero della verità come oggettività è andato avanti per secoli, finché a un certo punto l'oggettività suprema è diventata l'esperimento scientifico costruito nel laboratorio. E l'esperimento scientifico costruito nel laboratorio è tutto tranne che un modo di guardare le cose come sono, cercando di rispecchiarle tranquillamente come sono. Heidegger era allievo di un signore che si chiamava Husserl, che anche lui studiava come accediamo agli oggetti, all'oggettività, eccetera. Insomma, il discorso di
Heidegger, che avviene, si forma nei primi decenni del Novecento, era un discorso comparabile a quello della pittura astratta, era un discorso analogo a quello delle avanguardie artistiche dell'epoca. Quando nel 1913 si fa quella mostra intitolata Il Cavaliere Azzurro, si importano oggetti dall'Africa, statuette, mondi visuali diversi dal nostro. E perché? Solo per curiosità, certo, un po' è così. Ma le persone che facevano il discorso del Cavaliere Azzurro come ideologi, come gli esistenzialisti, che non era solo Heidegger ma anche Jaspers, erano persone che si volevano ribellare a qualche cosa. Questo qualche cosa all'inizio del Novecento era l'oggettivismo della organizzazione razionale del mondo, del positivismo. Diciamo, tutti voi, se avete studiato i manuali di filosofia, molti una volta, adesso non si sa come cominciano, non me li ricordo più, non li conosco, non li frequento, ma cominciavano con la reazione al positivismo. Che il positivismo era, come dire, la civiltà umana si è sviluppata attraverso varie fasi, noi siamo adesso nella fase positiva, dove la verità è lo sperimentato, lo sperimentale. C'è una frase nella, credo, dove sarà? Nella Tosca, nell'Elisir d'amore. Vieni ascolto del mio cuore il frequente palpitare. Qui che siete tutti melomani, cos'è? Sarà nell'Elisir d'amore, forse. Comunque, ascolto del mio cuore il frequente palpitare, sarebbe come dire ti amo. Un positivista però non potrebbe se non dirlo così, dice senti, quanti, che accelerazione del polso che mi viene quando ti vedo. E cioè devo cercare di ridurre il linguaggio anche dei miei sentimenti alla mostrabilità fisico-sperimentale. L'avanguardia del primo Novecento si rivoltava contro questo. Cioè, perché? Cosa ti, perché non vuoi? Beh, perché intanto tutto ciò che è oggetto di calcolo, misura, lì poi in quegli anni scriveva anche Bergson, alla fine dell'Ottocento, che era un francese il quale distingueva il tempo, come Melville distingue il tempo orologico dal tempo cronometrico in uno dei suoi romanzi, ma insomma il tempo oggettivabile è la durata interiore. La durata è quella della musica, il tempo oggettivabile è quello in cui ogni istante, ogni minuto è contabile con gli altri 10 minuti, perché sono tutti uguali, se no, se ognuno fosse diverso dagli altri non potremmo calcolarlo. In questo ambito, quegli avanguardisti del primo Novecento si sentivano aggrediti nella loro libertà. Negli anni, fine anni 20, primi anni 30, non mi ricordo più di quando c'è i tempi moderni di Chaplin, questo essere aggrediti nella libertà non è solo un fatto teorico, tu in realtà non sei libero, è un fatto pratico politico. Nel 1900, alla fine dell'Ottocento, primo del Novecento, erano nate la FIA della Ford, nel 1907 l'ingegner Frederick Taylor di Chicago aveva scritto il libro intitolato L'organizzazione scientifica del lavoro, che è la teoria della catena di montaggio. Avevano qualche ragione. Sì, soprattutto quando Heidegger dice che non possiamo accettare che l'essere si identifichi con l'oggettività, non ha delle ragioni teoriche. Come se dicesse, guardate, mi avete detto fino adesso che l'essere è verde, io ho ragioni per credere che l'essere è blu, perché sarebbe sempre un identificarlo con un oggetto da descrivere. Dunque, le ragioni della crisi, della critica filosofica della metafisica sono ragioni pratico-politiche, etiche. Non mi piace vivere in un mondo dove tutta la costruzione mentale della filosofia, delle scienze, eccetera,
è fatta in modo da mostrarmi che io devo diventare un buon operaio della catena di montaggio. Tra le altre cose, Comte, quando aveva parlato di etica, Comte, fondatore del positivismo 1848-50, eccetera, aveva parlato di un'etica industriale, ethos anthropodaimon. Lui non lo chiamava così, ma cos'è l'etica industriale? È non fare il salto della scocca, come facevano i sindacati nei momenti in cui esistevano ancora, poveretti, cioè alla catena di montaggio tu ad uno dei pezzi che ti passano davanti non avviti i bulloni, dopodiché va tutto alla mengo, quelli successivi. Questa è una forma di sabotaggio della produzione industriale. L'etica industriale sarebbe fare ciò che gli altri si aspettano che io faccia e che entra armoniosamente nel contesto delle azioni collettive. Insomma, è, adesso poi questa espressione si può naturalmente tirarla molto per dimostrare che Conte è un reazionario pazzesco, ma fondamentalmente io non voglio fare questo, voglio solo dire che effettivamente il modello di stare dentro un processo di produzione è quello contro cui la rivolta contro il positivismo lavora all'inizio del Novecento. Ci siamo accorti di qualcosa nel frattempo, cioè Heidegger certamente aveva questa ragione di tentare di rapportarsi con l'essere in una maniera non rispecchiante e descrittiva. E naturalmente questo crea una quantità di problemi. Nel frattempo però, mentre Heidegger elaborava questa teoria, piano piano l'Europa andava in pezzi dopo, con la prima guerra mondiale, e poi si rivoltavano i popoli ex coloniali. La verità sul nostro mondo era stata sempre considerata come la verità del sapere europeo, che aveva tutti questi fondamenti metafisici, l'oggettività, la scienza, eccetera, eccetera, il quale accompagnava i conquistadores in giro per il mondo. Cioè, come, adesso alludo a questo perché oggi non possiamo più dire che i primitivi sono primitivi, e perché ci siamo accorti che non lo sono. Dice, no, portava l'anello al naso, però studiando bene un anello disinfettato. No, non è che ci siamo accorti teoricamente che i primitivi non sono così primitivi, ci hanno risposto con calci nei denti. Cioè, la verità filosofica, come all'epoca del primo Novecento, quando Heidegger faceva tutte quelle cose contro la metafisica e gli esistenzialisti si rivoltavano, e Kandinsky faceva il Cavaliere Azzurro, eccetera, eccetera, non è un fatto teorico, ma un fatto pratico. Così oggi la crisi della metafisica non è che noi ci siamo accorti che nel modo in cui descrivevamo il mondo c'era qualcosa che non andava, c'è qualcosa che non può più andare, c'è un'altra situazione di rapporti di forza nel mondo. Tutto questo io penso che potrebbe non entrarci tanto, ma insomma io ci tengo tanto perché è l'essenziale di una riflessione filosofica che non pretenda semplicemente di sostituire una descrizione più obiettiva ad altre descrizioni che si ritenevano obiettive. È tutto lì il problema. Nietzsche, per esempio, scrive un saggio che lascia incompiuto che si chiama Su verità e menzogna in senso extramorale. E cosa diceva in questa cosa? Che tutti noi siamo, in quanto esseri civili, siamo obbligati a mentire secondo una certa regola, e questa menzogna non è una questione morale, non è che dici ah tu sei un bugiardo, semplicemente dobbiamo, per esempio, usare la lingua dei vincitori per andare a fare la domanda per avere il certificato di nascita. Bossi ha sottolineato a lungo questa cosa, vuole poter parlare il dialetto padano, in Padania.
perché Roma è ladrona. Adesso piuttosto Roma poi torna, si potrebbe dire, ma comunque. Voglio dire, la questione della verità, del come si formula la nostra visione del mondo, è una questione anche di potere. Quando crolla il dominio occidentale sul mondo, c'è il multiculturalismo, quello che poi il Papa, per scomunicarlo, chiama il relativismo, cioè uno la pensa così, l'altro pensa, ah, che vergogna, bisogna pensare tutti allo stesso modo. Ma ci sono stati dei mondi in cui tutti pensavano allo stesso modo, quando l'unica classe che leggeva e scriveva erano i ricchi e i clerici, e tutti gli altri non contavano niente. Non è che tutti avevano la stessa idea, circolava una sola idea perché gli altri non potevano nemmeno parlare. Walter Benjamin, grande filosofo tedesco, morto suicida mentre i tedeschi lo stavano per catturare alla frontiera franco-spagnola ed ebreo 1940, tra le ultime cose che scrisse una delle tesi sulla filosofia della storia, dove parla del fatto che la storia con la S maiuscola, quella che noi studiamo a scuola, è la storia dei vincitori. Ci sono un sacco di classi, categorie, ceti sociali, individui che non hanno voce nella storia, che non hanno lasciato tracce, le cui, forse anche se scrivevano dei diari, però nessuno le raccoglieva e li metteva in una biblioteca. E questo è quello che è la verità dell'oggettività così come la troviamo descritta oggettivamente. La connessione, per esempio, tra scienza e potere nel nostro mondo, che naturalmente ha la sua importanza per finanziare le ricerche sul vaccino contro il cancro, contro la malaria, ci vogliono dei soldi, però o li paga lo Stato o li pagano le compagnie farmaceutiche. Non è più un tempo in cui la scienza si fa con uno che sta seduto sotto il melo, gli cade la mela sulla testa, accidenti, e inventa la legge di gravità. Oggi scienza significa grande organizzazione di ricerca con finanziamenti, decisioni politiche. Il rapporto tra scienza e potere è qualcosa di molto impuro. Io non ce l'ho con gli scienziati, purtroppo guadagnano molto più di me, quindi un pochino di invidia posso avercelo. Però è che la verità riconosciuta oggettivamente è sempre quella riconosciuta da una certa gerarchia socioculturale. Provate a dire a qualcuno che avete dei dubbi sull'11 settembre, provate a scrivere una lettera al direttore del Corriere della Sera, dice, ma come, queste due torri cadono solo perché gli è andato un aereo sopra? Sembra che invece si siano fuse dalla base, ma dice, ma questo non vale, non si deve neanche discutere. Cioè, non è che uno, è come l'eutanasia in Italia, non è che uno può discutere, possiamo, dice, no, non se ne deve parlare, è un tema tabù. Ci sono le verità accettate che hanno sempre da fare con delle situazioni di potere. Io devo cercare di tirare un po' le fila, dice, ma dove si attaccherà? Però etica non può essere pensata in termini di doveri assoluti dipendenti dalla conoscenza di essenze. Questo riassume abbastanza tutto. Perché non può più essere così? C'è una vicenda filosofica che secondo me passa attraverso Nietzsche, Heidegger, il nichilismo, il pragmatismo, eccetera, che non sto a raccontarvi tutto perché non né voi né io ne abbiamo voglia. C'è una vicenda di tipo sociale, che è la verità unica in cui ha creduto la filosofia occidentale per tanti secoli, è sempre stata legata alla centralità di un punto di vista che nei secoli, tra l'altro nei secoli della modernità, era anche il punto di vista del cristianesimo. Compelle entrare, non vuol dire spingi sul tram perché tutti salgano, vuol dire compelle, obbligali a entrare nella Chiesa per il loro bene, perché si salvino l'anima. E
questo è stato praticato, frase di Sant'Agostino, e mica del cardinale Ottaviani o di qualche fanatico, compelli entrare perché per il loro bene devi convertirli, e tutta la diffusione del cristianesimo nel mondo, certo la gente poi si è anche innamorata del Vangelo, si è innamorata dell'idea di santità, eccetera, ma di base, dopo l'editto di Costantino, forse anche, sì, soprattutto dopo, la grande conversione dei popoli europei al cristianesimo è avvenuta perché il sovrano a un certo punto decideva di convertirsi al cristianesimo. E tutti gli altri dovevano seguire, se no o gli tagliavano la testa, non gli davano più il sussidio per il caro vita, insomma delle cose così. Non è che... Allora sono tutte cose che vi ritornano in mente, e la crisi della metafisica, cioè la rottura della visione unica sul mondo e dell'oggettività assolutamente indiscutibile, eccetera, si porta dietro tutta questa vicenda, questa storia che è insieme di conoscenza e di potere, di epistemologia e di politica fondamentalmente. Non possiamo parlare di etica in questi termini. Dice, ma allora in che termini? Ethos anthropodaimon. Uno come me che va in giro a dire queste cose, poi la mamma di un allievo mi guarda e dice, ma professore, ma si rende conto? Se lei dice queste cose, magari mio figlio si intruppa con qualche banda di ladri, assassini, stupratori, spacciatori. No, io dico, cara signora, no, non si preoccupi, tanto nessuno, suo figlio non ha mai evitato di fare queste cose solo perché un filosofo gli diceva che c'è l'imperativo categorico, toglietevelo dalla testa. Se fosse così, cioè se dipendesse da cosa dicono i filosofi o si dice nell'ideologia corrente che è il dovere, noi saremmo persone più buone del mondo, perché tutti i giorni ci spiegano che bisogna volersi bene, ci sono le riunioni di giovani a Roma davanti a Giovanni Paolo II, tutti lì che inneggiano al Papa, mattina dopo, lo sapete bene, 300.000 preservativi usati lì dove loro hanno dormito, fortunatamente, perché sennò ci sarebbero stati molte centinaia di migliaia di ammalati di AIDS. Però certamente non gli davano tanto retta, devo dire, non erano nuovi, erano usati. Non so se erano 300.000, nessuno si è mai preso la briga di contare, insomma ce n'era un bel mucchietto, se no nessuno se lo inventava. Voglio dire, noi viviamo in una società moralistica all'estremo, il rispetto per la vita, bombe su Gaza, eroane tenute in vita a tutti i costi, divieto di usare profilattico in tempi di AIDS, quindi chi lo prendeva sul serio, questo Papa, qualcuno ci aveva pure messo le penne, è possibile che ai cattolici osservanti andasse sempre così bene? Non credo. Bene. In questo mondo, ethos anthropodaimon, come dire, vorrebbe dire ragionevolmente che l'unica etica di cui possiamo disporre è quella che corrisponde ad una qualche intersoggettività. Cioè, non c'è un'etica assoluta. Non c'è la voce dell'imperativo che dice quello che sempre si deve fare. C'è il rapporto intersoggettivo che non necessariamente è conformismo. Se è un rapporto intersoggettivo di, diciamo la parola che ormai io non oso più dire, di dialogo, di discussione, di negoziazione, io non ho altri elementi per fondare la mia etica se non un appello storico-culturale che mi viene dal mio mondo, dagli altri intorno a me. Cioè, ma allora, appunto, rischi di fare conformismo? Sì e no, sono conformista se non parlo con gli altri, se dico tutti pensano che, quando non è vero, soltanto bastano dei piccoli sondaggi per vedere che non tutti pensano allo stesso modo. Cioè, il rapporto intersoggettivo
fatto così. Questo sarebbe un altro modo di esplicare la metafisica nell'atteggiamento etico. Dice, ma io sono fatto così, abbiate pazienza. Dice, ma scusi, guarda che tu sei fatto, ma da chi? Magari sei strafatto, addirittura, come dicevano certe barzellette. Dice, ma i negri, oppure i gay, sono fatti come noi? Dice, no, hanno i drogati. Sono fatti come noi? Dice, no, molto di più, dice il Lampo. No, voglio dire, anche solo dire che io mi comporto in un certo modo perché sono fatto così è un modo di non attivarsi. E così, se voi dite mi comporto secondo il costume corrente non esiste. Il costume corrente è come voi lo vedete, lo interpretate ed eventualmente lo accettate passivamente. E questo è il problema del vivere in una società. È possibile, ecco la mia domanda, è possibile fondare un'etica o comportarsi eticamente senza credere di corrispondere ad un imperativo assoluto, vero, eterno, divino, razionale con l'R maiuscola, e solo invece corrispondendo al mio prossimo? È qui che entra anche l'eredità kantiana, perché io diciamo che una delle conclusioni di questa conversazione, ammesso che possa essere una, è ogni codice è soltanto carità più codice della strada. Come? Sì, perché l'unica cosa assoluta in questa etica non più metafisica è la presenza dell'altro, se volete anche con la maiuscola, gli altri, che sono sia i miei contemporanei, quei tre o quattro punto filosofi, sia i passati, la storia, l'eredità delle idee che mi stanno in mente. In questa eredità c'è sicuramente nella nostra cultura la tradizione cristiana. Sarà la pura tradizione cristiana. L'altro giorno un mio collega con cui discutevo diceva, ma guarda che il cristianesimo all'origine non era mica questa storia che la carità è un portato del cristianesimo, una palla. Leggi le storie dei padri della Chiesa, oggi anche Sant'Agostino. Cioè, c'era tutta una retorica contro l'infedele, la minaccia di quello che non fa la volontà del Signore, che non ha molto da invidiare a certe pagine del Corano, che si citano sempre adesso per dire, vedi, gli arabi sono cattivi. Beh, insomma, alle origini ci sono forse delle cose un po' vergognose anche per noi. Però a parte ciò, quando noi parliamo di eredità cristiana, davvero parliamo dell'eredità del fatto che sappiamo che Dio è uno in tre persone. A mai significa, sì, certo, per i teologi significa morto, prima di tutto significa che tu devi sottometterti all'insegnamento della Chiesa perché non puoi spiegare il mistero della Trinità. Vabbè, appunto, ma non ho bisogno. Ma perché c'è Dio, Padre, Figlio, Spirito Santo? Sì, per carità, io credo di poter recitare ancora il credo nella messa cattolica, ma non prendo certo sul serio letteralmente le cose che dico. Se no dovrei pensare che Gesù Cristo è seduto alla destra del Padre. Come alla destra? Perché? Cioè, perché la destra c'è anche la russa lì che si aggira con i suoi baffetti. No, sono delle espressioni mitico tradizionali a cui io certo non voglio sostituire un altro. Per esempio, non so che Gesù sia seduto alla sinistra, però dubito che sia seduto da qualche parte, perché effettivamente non saprei tanto bene se si tratta di stare in piedi o seduti lì nel regno dei cieli. Allora, se mettiamo le cose in questi termini, l'etica è soltanto un modo di corrispondere all'altro secondo la tradizione cristiana ridotta al nocciolo, che è quella della carità verso gli altri. Tutto il resto va e viene, potete credere che sia seduto a destra o a sinistra, che sia salito in cielo, assunto come Maria Santissima, eccetera. Tutte queste non sono proposizioni fattuali, sono mitologie attraverso cui c'è stato trasmesso che cosa? Il comando della carità. E Kant, mi direte voi, no, voi non me lo dite, ma io me lo dico da
prima, non bisogna mai dire il numero, quando andate all'esame cominciate a numerare, perché se dite che sono 8 poi ve ne manca uno e il prof è cieco, ne manca l'ottavo. Comunque qui i tre me li ricordo. La prima formulazione è: agisci in modo che la massima dell'attuazione possa diventare principio di una legislazione universale. Che vuol dire? Agisci sempre in modo da poter volere che chiunque in quella situazione faccia come te. Cioè devi, e va bene, questo è proprio imperativo. Ma uno si potrebbe anche, poi l'ultimo è sia autonomo, cioè non lasciarti imporre niente dall'esterno. E quello di mezzo, secondo me, è molto decisivo. Agisci in modo da considerare sempre l'umanità in te stesso e negli altri, sempre anche come fine e non mai come semplice mezzo. Adesso l'ho ripetuto un po' male, ma fondamentalmente è così. Cioè, la seconda forma dell'imperativo categorico è più o meno, volete dire, il rispetto del prossimo, sì, il rispetto dell'umanità in me e negli altri, non mai usata solo come mezzo, ma anche sempre come un fine, un valore in sé. Non somiglia abbastanza all'imperativo cristiano della carità? Io non ne vedo una grande differenza. Soprattutto perché la prima formula dell'imperativo, devi agire in modo da volere che la massima, che come fai tu, faccia chiunque nelle tue condizioni. E perché dovrei volere questo? Uno che vive rubando allegramente senza farsi beccare, perché dovrebbe volere che tutti rubino? Oppure non rubare perché dice non voglio che gli altri rubino. No, io rubo, gli altri se poi rubano, io mi difendo, chiudo bene la porta, metto un antifurto. L'universale nel discorso di Kant non è meglio del particolare, se non c'è di mezzo il rispetto dell'altro, ma il rispetto dell'altro è qualcosa che la ragione pura mi impone. Su questo, ripeto, io non... ci sono state tantissime discussioni nella tradizione filosofica. Perché mai io razionalmente dovrei rispettare il mio prossimo? Se siamo figli dello stesso padre, ma un momento. Poi io sono bianco, quelli sono gialli, alcuni addirittura neri. Ma il figlio dello stesso, che padre era questo? Di quanti padri siamo figli? E poi soprattutto, se rispetto solo i miei fratelli, cani, gatti, cavalli, piante, non dice quelli botte sulla testa, non te ne puoi fischiare. L'imperativo del rispetto del prossimo non può essere fondato se non pragmaticamente, cioè è meglio un mondo in cui si va a spasso senza essere armati fino ai denti piuttosto che un mondo preferisco. Però guardate che anche questo, perché io preferisco questo mondo dove non si va in giro armati? Perché non ho fatto ginnastica da piccolo, non ho abbastanza muscoli? No? Se fossi Superman o se fossi un nazista super armato, me ne infischierei, dico, no, quelli lì sono disarmati perché sono dei fessi, sono degli imbecilli, sono dei sotto uomini. Noi armati ci difendiamo così. Non c'è nessuna razionalità pura che imponga l'amore del prossimo, se non certo una scelta pragmatica, ma anche lì fino a che punto, perché se io sono tra i ricchi, dice dovete aiutare i poveri, ma soprattutto io lo dico se sono povero, se sono ricco già comincio a dire sì certo li aiuto, ma che non vengano a casa mia alle 2 di notte a chiedere soldi, io voglio dormire in pace, via fuori dai piedi. L'unica cosa che abbiamo nel nostro ethos alla base di un'etica è un'eredità che preferiamo spontaneamente in quanto stiamo dentro a questo dialogo. È vero, c'è del pragmatico qui, non mi piace vivere in mezzo della gente che mi odia e odiando tutti, ma non mi piace non perché mi è comandato dalla ragione, però tutto questo, come dire,
si può tirare in varie direzioni. Io lo tiro in questa direzione perché sono convinto che non c'è un fondamento razionale ultimo della filosofia. C'è una fondazione di tipo storico-culturale. È vero, è come se quando voi andate all'estero vi pesa magari la mancanza dello spaghetto. Se siete costretti a mangiare fette di, diciamo, di animali stravaganti, possono essere anche cani, in Estremo Oriente, per esempio, un po' in Scozia, non è che ci sia una norma astratta oppure anche un principio biologico per cui dice non devi mangiare carne di cane, sono che effettivamente preferiscono farlo. Cioè, ma se è solo per questo, allora, appunto, ma perché c'è qualcos'altro? Cioè ci sarebbe una norma universale che devo riconoscere in cui dico no, devo abituarmi a mangiare anche carne di cane, ma per favore, lasciatemi perdere. Sì, me la travestono, me la rifriggono, fingono che sia coniglio, in tutte le case quando viene il coniglio a tavola qualcuno fa miau, perché si pensa che sia il gatto. Ma però, voglio dire, noi non ci muoviamo nelle cose fondamentali della nostra vita sulla base di una deduttività razionale pura. C'è una bellissima frase in Nietzsche che si chiama un'affettazione nel congedo, cioè una menzogna, quando dice quando abbandoni una religione, una filosofia, un partito, non cercare di spiegare che ci sono delle ragioni assolute, perché quando ci sei entrato non avevi assolutamente delle ragioni assolute, eri amico di uno che ti ha portato lì piuttosto che là, sei andato a sentire queste cose piuttosto che queste altre. Su questo si fonda la nostra vita. Naturalmente questo non vuol dire sono fatto così, dunque mi comporto così. C'è sicuramente dentro a questo orizzonte una possibilità di critica, di confronto. Oltretutto nel nostro orizzonte di oggi, e lei dice mi comporto così perché sono un cristiano, ma ci sono tanti maomettani vicino a me, dovrò pure discutere con loro. Cioè voglio dire, non c'è mai una situazione in cui io, dichiarandomi appartenente a una certa tradizione, sto lì tranquillamente lì dentro. Quando mi dichiaro che agisco così perché sono cresciuto così, come diceva Paul Ricoeur, che era un grande filosofo francese, uno degli altri due o tre, ma è morto anche lui, poveri. No, ma è davvero un altro filosofo, non come me. E lui mi diceva, ma scusi, lei è relativista, dice, lei parla dell'interpretazione, eccetera. Dice, io posso solo dire che, date le letture che ho fatto, il mondo dove sono nato, le esperienze che ho avuto, eccetera, eccetera, qui sto, come diceva Lutero davanti al Papa, sto qua e non mi muovo. Ho delle buone ragioni, sono ragioni assolute, ma per carità, magari uno che è nato buddista, che sta in un'altra, però ho delle buone ragioni e le posso anche discutere, ma stando, come dire, dentro un certo orizzonte storico e non pretendendo all'assolutezza della mia posizione. Che cosa se ne ricava da qui per l'etica? Io ricavo quella proposizione riassuntiva: ogni etica, ogni codice morale e anche un codice civile, penale, è principio di carità, cioè rispetto dell'altro, più regole del traffico. Tutto il resto della legislazione umana sono convenzioni che noi possiamo, come dire, dichiarare di preferire, ma senza delle ragioni assolute. Non c'è diritto naturale. C'è un diritto che però non appartiene all'essenza umana in quanto tale. Il diritto di sciopero prima della società industriale non c'era, adesso noi lo troviamo naturale, nel senso che se uno viene e dice che lo sciopero non è un diritto, lo schiaffeggiamo. Ma è come sarebbe naturale per me non mettermi le dita nel naso qui davanti a voi. Dice, è un principio della legge naturale, ma dove mai? Mi potrei infilare le dita dappertutto, nelle orecchie. Insomma, non lo faccio perché è naturale che in un contesto come questo non mi pulisco il naso. Questo discorso sulla natura, voi vedete benissimo come agisce su tutto. Noi abbiamo una Costituzione che era già stata
non siamo stati consultati sulla Costituzione. Allora stiamo all'interno di questa cosa, ma come dire, o ci consentiamo o ci ribelliamo con altri per ribellarci. Cioè, non è ovvio che tutto ciò che è stabilito sia assolutamente valido. Vuoi, non ti piace una certa legge? Beh, come dicono sempre, tu fallo lo stesso, non dirlo, si fa ma non si dice. Noi siamo, credo che in tutte le società c'è l'idea che le leggi non si toccano, ma si tocca tutto il resto, compreso ciò che è vietato toccare. E poi lo si fa di nascosto, non si fa tanto casino, anche il padre di Eluana, se l'avesse fatto privatamente come lo fanno tanti altri, l'eutanasia eccetera eccetera, nessuno gli diceva niente. Quando non vuoi accettare, ma non per amore della verità, per amore di una pulizia, non voglio, e poi soprattutto non voglio che altri siano obbligati a fare ciò che io non faccio, perché io conosco lo zio del nipote del segretario del portiere del Vaticano, per esempio. Allora, anche questo, perché non voglio tutto questo? Per amore della ragione assoluta? No, perché mi dà fastidio. Dice, ma come ti dà fastidio? Sì, mi dà fastidio. Non voglio fare una cosa di questo genere, non voglio piegarmi a questa roba. Allora, l'etica si può... Ecco, la domanda che vi lascerei, insomma, vabbè, non ve la lascio proprio così di brutto, ci dedico ancora qualche minuto, poco. La domanda è, si può agire eticamente pensando che tutto si fonda soltanto sulla carità, rispetto dell'altro, l'intersoggettività umana, più convenzioni che via via sono stabilite, che non tutte sono chiamate a cambiarle. Quando un neonato, un nuovo nato compie quanti anni? 18, gli mettono la Costituzione sotto il naso.